avere inserito in un ciclo che si intitola Rivoluzioni la vicenda genovese e poi italiana del giugno-luglio 1960 poteva sembrare un azzardo, ma non direi tanto per il fatto di rievocare qui a Genova quella pagina così importante, ma anche perché la parola, il termine, rivoluzioni, come abbiamo detto più volte, si declina in molti modi e può includere anche vicende che hanno prodotto delle trasformazioni, ne sono state il sintomo e in certo senso hanno rivoluzionato l'equilibrio delle forze, la coscienza diffusa, la sensibilità storiografica. Allora, giustificato il tema in modi senza dubbi approssimativi, voglio ora entrare nel merito. E le due ragioni per le quali io credo si possa stabilire un nesso tra la vicenda genovese e italiana di quei mesi e l'esplosione diffusa, a tratti confusa, del 1968 e seguenti, le ragioni per cui un nesso vi è sono a mio avviso due: l'entrata in scena in forma protagonistica di generazioni nuove affioranti alla lotta politica da un lato, e dall'altro il ricorso ad un concetto fondamentale e controverso, detestato e amato, e storiograficamente sempre aperto all'indagine, quale antifascismo. Era la parola d'ordine, ovviamente, nella vicenda che ora rievocheremo, ma fu una delle parole più forti del movimento inizialmente studentesco e poi non soltanto, che si sprigionò in Italia e in tante altre parti del mondo e in Europa in modo particolare nel 1968. Quindi ci sono due elementi costitutivi di quella vicenda che ne fanno, a mio modo di vedere, in certo senso una lunga e unica vicenda. Veniamo però ad una breve rievocazione e cronaca. Potrei dire le ragioni per cui nella storia d'Italia la vicenda genovese italiana di quei mesi ha segnato una svolta potrebbero essere indicate così. Fu un elemento decisivo lungo il cammino di un trapasso di equilibri politici di lungo respiro, passaggio, potremmo dire in forme schematiche, dal centrismo al centrosinistra, che non è una piccola cosa nella storia d'Italia. E poi però una tappa di quello sforzo che non si è mai spento, mirante a mettere in crisi, a sconfessare il patto sulla base del quale si era realizzata la resistenza e si era realizzata la scrittura della Costituzione. E ancora un'altra tappa significativa e per fortuna sul momento vittoriosa della lotta contro la ricostituzione di forze fascistiche organizzate, accettate, legittimate e presenti addirittura nell'istituzione rappresentativa più importante del Paese, quale il Parlamento. Non ultimo anche un elemento
che io credo unifichi negativamente la storia italiana repubblicana, e cioè il ruolo retroscenico dei servizi deviati, come si chiamano usualmente, e dei loro legami internazionali. Queste sono alcune delle ragioni per cui quella vicenda a pieno titolo ha un ruolo centrale e di svolta nella nostra storia repubblicana. La vicenda è nota, ma non è inutile ricordarla. 1960 si apre in un clima di grande incertezza sul piano politico per quel che riguarda l'Italia e di grande inquietudine nel quadro internazionale. Per quel che riguarda l'Italia siamo a non molta distanza dalle elezioni politiche del 1958, sembra preistoria sul piano degli equilibri parlamentari. La Democrazia Cristiana ebbe il 42% dei voti popolari, il Partito Comunista Italiano ebbe il 22% dei voti popolari, il Partito Socialista Italiano aveva una sua consistenza tra il 13% e il 14%, e i partiti minori che erano stati satelliti del centrismo. Oggi un partito che ottenesse il risultato che ebbe allora la Democrazia Cristiana si considererebbe padrone della situazione, avrebbe delle leggi elettorali particolarmente corrive. La situazione era diversa, per fortuna, e soprattutto all'interno del Partito Democratico Cristiano si era venuta affermando una istanza di cui il segretario politico Aldo Moro era il cauto ma tenace portatore: l'apertura a sinistra, come si diceva allora, cioè un rapporto stabile e organico, possibilmente governativo, col Partito Socialista Italiano, che peraltro dopo la crisi tremenda del 1956, la rivoluzione ungherese, la crisi del Movimento Comunista Internazionale, la ricongiunta sintonia fra Nenni e Saragat, aveva col congresso di Venezia del 57 preso distanze ufficiali, drastiche e polemiche dal vecchio patto di unità d'azione con i comunisti, e quindi poteva essere per i democristiani un interlocutore tale da non suscitare, e si speravano, da parte degli Stati Uniti d'America reazioni allarmate. Peraltro non va dimenticato che nella storia nostra la presenza attiva, incombente, dell'ambasciata degli Stati Uniti, l'interferenza costante nei nostri equilibri politici era un fattore di cui non si poteva non tener conto da parte dei partiti di governo. Ricordo soltanto un curioso dettaglio: l'ambasciatrice degli Stati Uniti, Clara Botluse, rimproverava Mario Scelba, ministro dell'Interno, di non essere sufficientemente anticomunista. Era una donna priva di senso dello spirito, evidentemente. Ad ogni modo era un segnale abbastanza chiaro di come in modo allarmato si seguissero le vicende italiane. C'era un altro soggetto che, per quel che riguarda la Democrazia Cristiana, incombeva vigile, ed era la Chiesa Cattolica, anche se col 1958, è stato ricordato in questa sala l'altra sera, la morte del pontefice a lungo regnante Pio XII, no? Entrato in scena come Papa nel 39, morto nel 58,
La successione allora non percepita ancora come una svolta, cambiava parecchio. Anche questo forse non è superfluo ricordarlo, quando De Gasperi, che era morto nel 1954, rifiutò di avallare il listone clerico-fascista, cioè l'alleanza ufficiale con il Movimento Sociale per il Comune di Roma, non poté più essere ricevuto da Pio XII. Per lui era un dramma interiore non lieve, e noi lo rispettiamo naturalmente, però va anche ammirato il fatto che egli avesse saputo tenere la posizione rispondendo che come Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana non poteva accettare la ingiunzione che gli veniva dal Vaticano. Ma da quella parte non mancavano forze che continuavano nella vecchia linea. Si ricorda nel febbraio del 1960, quindi alla vigilia ormai di una crisi che fu lunga crisi di governo prima di essere esplosione della piazza, come si disse allora, febbraio 1960, il cardinale Siri, e a Genova lo possiamo ricordare anche per la sua tetragona presenza in questa città, scrive a Moro una lettera che viene resa pubblica, in cui gli si dice: nel momento in cui si ha motivo di credere che equivoci ed erronee rappresentazioni della realtà stiano per oscurare la verità, ho il dovere di richiamare alla di lei attenzione quanto segue. 1. L'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei comunisti e di coloro i quali li sostengono o sono loro associati non è cambiato affatto. 2. La linea di portare assolutamente i cattolici a collaborare con i socialisti prima che da questi siano venuti segni consistenti di indipendenza e di rispetto a quanto noi dobbiamo rispettare non può assolutamente essere accettata. Quindi una letterina lieve, garbata, cauta, rispettosa dell'autonomia di un partito politico, che su un uomo come Moro, che indubbiamente era duttile fino all'estremo, non poteva non avere influenza. Ad ogni modo, la crisi politica, la lunga crisi di governo che si innesca nel marzo, dimissioni del governo Segni, tentativo di affidare a Fanfani un governo, l'incarico di formare un governo avendo come obiettivo l'intesa come Partito Socialista, falliscono reiteratamente per l'opposizione interna della Democrazia Cristiana, fino a che l'incarico viene affidato dal Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, eletto nel 1955 in un momento di grandi speranze da lui stesso alimentate, viene affidato all'ex Ministro dell'Interno, Fernando Tambroni, anconetano, definito da alcuni il piccolo Fouché per il fatto che come Ministro dell'Interno a lungo era stato Ministro dell'Interno, disponeva di incartamenti, dossier, eccetera, su tutti, a partire dai suoi compagni di partito, quindi uomo mediocre intellettualmente, ma temibile, e comunque etichettato, non si sa bene per quale motivo, come schierato o comunque dislocato nella sinistra del suo partito. E solo che il punto non posso non trattare, anche se il tempo ovviamente non è tantissimo, è la torsione che si viene a determinare in una figura centrale nell'ordinamento, quale quella del Presidente della Repubblica. Le persone avanti negli anni forse si ricordano come egli fosse assurto a quella carica. Era prima Presidente della Camera e come tale, come Presidente della Camera, compì un gesto che noi possiamo considerare ovvio, ma che allora parve
particolarmente coraggioso, e cioè per il 25 aprile del 55, e non era ancora stato eletto Presidente della Repubblica, pronunciò un discorso di celebrazione del decennale nella Camera dei Deputati, del decennale della liberazione, ruotante intorno al concetto applicare la Costituzione, che in realtà era la parola d'ordine del Partito Comunista Italiano, applicare la Costituzione, per la ragione che essa non era compiutamente applicata in vari sensi, alcuni specifici adempimenti mai attuati e soprattutto poi il senso generale della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. Quindi quel discorso che Gronchi tenne non era così usuale celebrare la resistenza e la liberazione nei primi 10 anni dall'aprile del 45, non era così. Le celebrazioni erano considerate faziose per il fatto stesso che dalla rottura dovuta alla guerra fredda e dalla vittoria elettorale del 48 era appannaggio della sinistra celebrare la liberazione. Gronchi viene eletto con una grande maggioranza contro il volere della Democrazia Cristiana, che aveva Mertagora come suo candidato, era Presidente del Senato, e da Presidente appena eletto pronuncia un discorso a Camere Riunite che tanto piacque a sinistra che fu letto e distribuito in tutte le scuole, perché il suo senso era quello medesimo dell'appello fatto poche settimane prima. La Costituzione italiana è in attesa di essere applicata compiutamente. Del resto un tassello di tale carenza di adempimenti era la ritardatissima nascita della Corte Costituzionale, no? Che qualche ruolo di un certo peso ha svolto nel corso del tempo della nostra storia repubblicana. Questo era il personaggio, la sua visita in Unione Sovietica, considerata quasi una rottura del granitico atlantismo di cui dovevamo essere noi partecipi. Però quest'uomo affida l'incarico del governo al piccolo Fouché, il quale nelle sue dichiarazioni come presidente designato davanti alla Camera ha formato già una compagine di governo nella quale ci sono anche elementi della sinistra democristiana, Sullo e Pastore. Pastore era uno dei fondatori della CISL, dichiara apertamente di non essere disposto ad aprire a sinistra. E quindi tutti i partiti, anche i piccoli partiti di solito fiancheggiatori, non gli danno la fiducia, e quindi sarebbe un governo di minoranza, ma il Movimento Sociale Italiano compattamente gli dà la fiducia e il governo ha la fiducia delle Camere. Della Camera. Immediatamente si dimettono 2 ministri, cioè i 2 che ho prima ricordato, dinanzi alla vergogna di avere la fiducia di quella parte politica. Questo determina un intoppo non piccolo, e cioè, siccome il governo è incompleto per le immediate dimissioni di quei 2, non può andare al Senato e quindi non si può portare al secondo atto, diciamo, della fiducia una compagine incompleta. E quindi inizialmente Gronchi è costretto a segnalare a Tambroni che si deve dimettere, e infatti si dimette. Si tenta di formare un altro governo, ma all'interno della Democrazia Cristiana non c'è la volontà maggioritaria, diciamo, prevalente di stabilire un vero rapporto con il Partito Socialista, e quindi falliscono i tentativi intermedi. Tambroni viene rimandato alle Camere, non poteva fare altro peraltro il Presidente a rigore, si ridetermina quella maggioranza che sappiamo e viene fuori l'oggetto del patteggiamento che egli aveva
stabilito con il Movimento Sociale Italiano concedere a questo partito, in bilico sempre tra la legalità e l'illegalità, di svolgere il sesto suo congresso nazionale nella città di Genova, città nella quale fino a quel momento i Missini di fatto non erano mai riusciti neanche a fare un comizio, anche perché la forma talvolta è molto lontana dalla sostanza, e quindi potevano farlo in altre parti d'Italia, ma non qui. La presidenza di questo congresso nazionale, che avrebbe dovuto svolgersi il 2 luglio del 1960, il governo ormai si è formato da poco, il governo Tambroni, era affidata all'ex prefetto repubblichino di Genova, Basile, persona nota in modo nefasto, ma sopravvissuta alla grande ondata di reazione popolare successiva alla liberazione. Genova era anche la città simbolo, la resa del comandante tedesco nelle mani di Remo Scappini era un fatto della storia italiana, non soltanto della storia di Genova. Quindi profanare Genova era il prezzo che Tambroni doveva pagare e che voleva pagare per rimanere in sella. Apro una piccolissima parentesi. Un episodio analogo, ma molto più piccolo dal punto di vista della risonanza, si era verificato qualche anno prima, 1949. Il movimento sociale, su cui pende dal 52 la legge Scelba, legge che aveva l'obiettivo di attuare il 12° articolo transitorio finale della Costituzione, che vieta la ricostituzione sotto qualunque forma del disciolto partito fascista. Il 24 aprile del 49, quindi come vedete abbiamo fatto un balzo indietro di 11 anni e ci spostiamo brevissimamente in un'altra città, Padova, Almirante, allora segretario politico del partito Missino, sorto il 26 dicembre 1946, cioè un anno e qualche mese dalla liberazione, fenomeno abbastanza sintomatico di come la riemersione di forze fascistiche fosse già in atto all'indomani stesso della liberazione. Questo si è detto ai vari Panza che pensano che ci sia stato un bagno di sangue ininterrotto dopo quella vicenda. Il 24 di aprile del 49 Almirante tenta un comizio a Padova in piazza Insurrezione. La piazza di Padova Insurrezione si chiamava così perché lì era stato impiccato uno studente affiliato alla Resistenza che si chiamava Busonera, e nella memoria di lui questa piazza era stata chiamata Piazza Insurrezione. Non riesce a parlare a Padova, non solo per la reazione, ma anche perché alcuni coraggiosi esponenti politici, uno dei quali si chiamava Amerigo Clocchiatti era un operaio cementiere di Udine, era stato uno dei dirigenti della Resistenza nel Veneto e in particolare a Padova, hanno fisicamente impedito che quest'uomo
parlasse, e era stato Clocchiatti in particolare e altri deputati socialisti e democristiani picchiati dalla celere. Il 19 di maggio del 49 approdano alla Camera dei Deputati una serie di interrogazioni. Almirante fa un'interrogazione al Ministro dell'Interno, in sua vece risponde il Sottosegretario degli Interni, che era Marazza, democristiano, uno degli uomini che assistette alla finta resa di Mussolini nell'Arcivescovato di Milano. Marazza, un avvocato schiettamente antifascista, democristiano. Almirante chiede che venga punito, non si capisce bene da quale istituzione, forse dal governo, il deputato Clocchiatti per la violenza che ha esercitato impedendogli di parlare. Poi c'è una mozione di Clocchiatti medesimo che chiede al ministro se sia possibile accettare che Piazza Insurrezione a Padova sia profanata da un comizio di un partito che dovrebbe essere fuori legge. E c'è un'interrogazione identica di Concetto Marchesi, che era anche egli deputato del Partito Comunista Italiano, oltre che notevole umanista e intellettuale assai indipendente. La discussione è piuttosto vivace in Parlamento, si rievocano le vicende che si erano svolte, ed è sintomatico, perciò ho voluto aprire questa parentesi, di come fosse, nonostante tutto, diverso il clima, il fatto che Marazza, rispondendo a queste interpellanze, dica ad Almirante che ha scambiato la Camera dei Deputati per la Camera dei Fasci e delle corporazioni, e quindi si immagina che il governo possa punire un parlamentare, e dichiara che il prefetto e il questore di Padova hanno sbagliato schierandosi a difesa di Almirante. È il sottosegretario agli Interni, 1949, siamo a un anno secco dal 18 aprile del 48. Questo accade allora. Ed è interessante, molto interessante, ma ora non è il tempo, di parlarne l'intervento di Marchesi, uomo efficacissimo nel dominio che aveva della lingua italiana, oltre che dei concetti che via via esprimeva, perché apre dicendo di avere una grande simpatia, forse non ricambiata, lui dice, per l'onorevole Marazza, ma soprattutto per il sorriso imbarazzato con cui egli cerca di non condannare del tutto l'operato del prefetto e del questore, pur sapendo che gli interpellanti avevano perfettamente ragione. E al di là di questa, che è una efficace così ritorsione polemica o battuta polemica, c'è poi una sostanza più interessante che va al centro della questione che noi stiamo cercando di affrontare. E cioè lui dice: caro onorevole Almirante, lei poteva a Padova parlare a Prato della Valle, perché avrebbe trovato molte statue disposte ad ascoltarla. Invece ha voluto sfidarci, dice: ma qual è il vostro obiettivo? La rinascita del fascismo? Ma dice: il fascismo non è mai morto, è approdato anche oltre Atlantico. E dovunque c'è un sopruso che viene difeso, il fascismo è in atto. Cioè toccava un problema che è anche storiografico e non soltanto politico contingente, se il fascismo sia veramente finito con la liberazione dal fascismo. Dico questo perché ci sono molteplici visioni in proposito e ognuna di esse ha una parte della verità. Per dirla molto semplicemente, l'equivoco della storia repubblicana risiedeva tutto dentro il partito di maggioranza, cioè dentro la Democrazia Cristiana, che aveva certamente un vertice largamente, maggioritariamente antifascista, evidente, ma aveva imbarcato nel suo corpo enorme
gran parte di quell'Italia che era stata fascista e che aveva assistito alla lotta di liberazione, non l'aveva sentita come sua e che era rassicurata dal fatto che questo partito garantisse una continuità non soltanto, diciamo così, istituzionale, ma in profondità, negli equilibri sociali del paese. E esponenti acuti, politicamente avvertiti come Lelio Basso, dirigente socialista di grande rilievo, oltre che studioso della storia del movimento operaio, abituato ad avere posizioni indipendenti su tanti terreni, in quel torno di tempo scriveva saggi, pronunciava discorsi esattamente su questo problema, se cioè la Democrazia Cristiana non rappresentasse la vera prosecuzione dell'esperienza fascistica in nuove forme, con nuovi equilibri, con nuova veste e con nuove parole. Altri invece questo non sostenevano. Aggiungiamo, per completare il quadro di quella vicenda, un dato di cui si è parlato qui ieri per caso, e non per, direi non per mia colpa, tutto sommato, e cioè che nel 58, dopo l'insurrezione di Algeri, la Francia vede attuarsi sostanzialmente un colpo di Stato che porta al potere l'uomo forte che avrebbe dovuto essere, e in parte all'inizio era, l'esponente di quelle forze che avevano abbattuto la Quarta Repubblica, e cioè il generale De Gaulle. A tal proposito va detto che un dirigente politico italiano molto distante per tanti versi da Lelio Basso, cioè Palmiro Togliatti, scrisse su Rinascita esattamente nell'agosto del 58 un articolo assai ponderato intitolato "Non è il fascismo", cioè lui avvertiva in modo lungimirante, potremmo dire, che l'esperienza, la nuova esperienza gollista che si veniva realizzando in Francia, sospinta al potere da un'ondata OAS, il generale Salon, Massu, eccetera, Tomaseau, detto naso di cuoio, insomma questa feccia di destra, nonostante fosse sospinto da queste forze, era poi un'altra cosa, e fu l'uomo che nel 62 realizzò la pace cedendo all'Algeria sul terreno dell'indipendenza nazionale, sebbene fosse salito al potere sospinto da quelli che volevano l'Algérie française. Quindi la Francia, vicina a noi per tante ragioni, di cui noi risentiamo spessissimo la eco dai tempi di Bonaparte, forse anche prima, aveva assistito ad un trauma costituzionale che poteva essere, per i piccoli o meno piccoli tambroni, uno spunto interessante per fare qualcosa del genere dalle parti nostre. Ecco perché la vicenda si caricò di significati molto più forti e soprattutto ebbe nella gestione suicida da parte del governo sviluppi drammatici. Il comizio di Sandro Pertini del 28 giugno del 60, come dissero le cronache dei giornali conservatori, aveva infiammato gli animi. In realtà era stato molto efficace, Pertini era un oratore trascinante e il suo legame con Genova era fortissimo, e da quel comizio partì un fenomeno nuovo. Subito dopo, il 30 di giugno, una grande manifestazione a Genova vide schierati alla testa del corteo uomini che si erano combattuti in Parlamento, Luigi Longo e Ugo La Malfa. La Malfa era uno dei bersagli del PC in particolare, per tante ragioni, e in quel momento l'unità della resistenza, l'unità delle forze politiche che avevano fatto resistenza, si riproponeva sull'onda di una vicenda non accettabile, un punto di non ritorno. Però non c'era la situazione che ho detto prima di Marazza che rimprovera in Parlamento il prefetto e il questore di Padova.
c'era un governo che si era schierato in difesa di quella forza politica su cui si reggeva, e quindi la reazione fu di gran lunga più corale e soprattutto portata fuori dell'aula parlamentare. Con l'ordine dato alla forza di polizia di colpire con le armi da fuoco, e quindi c'è una catena di morti nelle varie manifestazioni. I cinque di Reggio Emilia, ma anche i due di Licata e Palermo, e lo sciopero generale proclamato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, sola, perché CISL e UIL dichiararono che uno sciopero politico non si fa. Sciopero generale che ebbe un certo successo in tutta Italia, molto meno nella città dove io abitavo e abito, e in altre parti del meridione. E, cosa ancora più sorprendente, gli incidenti a Porta San Paolo a Roma e l'aggressione dei carabinieri a cavallo, capeggiati da un tale che si chiamava D'Inzeo, che era un cavallerizzo noto, che però è una virtù secondaria sul piano politico, credo io, e ne vennero vittimizzati, possiamo dire, vari parlamentari, Ambrogio Donini, per esempio, che ho conosciuto e frequentato, il quale mi raccontava che, avendo ricevuto botte da orbi, gli cadde dall'orbita l'occhio di vetro, perché aveva un occhio di vetro, un solo occhio gli funzionava, lui lo riprese e lo rimise nel suo alveo, e colui che l'aveva picchiato svenne dinanzi a questa inaudita e quasi miracolosa vicenda. Oreste Lizzadri rientra alla Camera con la giacca macchiata anche di sangue suo e altrui, e tumulto alla Camera. In questo clima c'è da parte di Togliatti una iniziativa molto forte presso il Presidente della Repubblica e presso il Presidente del Senato, Merzagora, perché venga ordinato alla polizia di rientrare nelle caserme, cioè, quindi una tregua. E Merzagora, cioè la seconda autorità dello Stato, se ne fa interprete e ufficialmente dirama questa sollecitazione, che viene realizzata, e il clima lentamente si distende, ma si approda alle dimissioni di Tambroni dopo un durissimo dibattito parlamentare in cui Tambroni denunciò il piano K, cioè un piano che ovviamente partiva da Mosca, che coinvolgeva il pianeta, in particolare l'Italia, in particolare Genova, e contro il quale piano K egli aveva dato ordini ferrei perché venisse salvata la legalità, cioè il Movimento Sociale Italiano. Soltanto il 19 di agosto si arrivò al governo che avviò il centrosinistra, e fu l'occasione in cui affiorò la formula anti-euclidea delle convergenze parallele, no? Che è una metafora politica tipicamente morotea, ma che comunque segnò un passaggio del quale la formazione di un centrosinistra organico fu l'esito, e dunque un cambiamento non da poco dei nostri equilibri politici. Ora, siccome il tempo non è tantissimo, vorrei ricordare due cose soltanto. Una, i soggetti che affiorarono alla politica e allo scontro di piazza, non soltanto a Genova, ma nelle altre città coinvolte dalle vicende tumultuose che ho ricordato, pagando di persona con vittime, furono dei giovanissimi, dei quali non ci si aspettava che sentissero la tematica dell'antifascismo come proprio bagaglio. E fu una sorpresa non soltanto per
coloro che vollero reprimere, ma anche per le forze politiche che capeggiarono il movimento di resistenza al reintegro del movimento sociale, stupite di avere accanto un soggetto nuovo. Ma non soltanto, ecco, questo è sempre stato detto e si può fare anche un tantino di retorica o comunque compiacersi, e anche io mi compiaccio, ma tra i morti di Reggio Emilia, che furono 5, 3 erano stati dei partigiani combattenti di Brigate Garibaldi. Nel 2010, cioè a 50 anni dall'eccidio di Reggio Emilia, è stato riproposto, e si attende che ne venga fuori qualcosa, il problema delle responsabilità soggettive, perché si sa il nome di chi ha sparato. Riaprire quel processo. Questo è un punto. Quindi, ragazzi con le magliette a strisce, benissimo, un fatto fondamentale. Altre giovani generazioni si mobiliteranno negli anni successivi, si erano mobilitate in un posto lontanissimo dall'Italia come il Giappone, esattamente in quei mesi, contro la volontà del governo di concedere agli Stati Uniti la base di Okinawa, e anche allora furono degli studenti che si erano mossi. Il movimento si chiamava Zenkakuren ed era l'organizzazione giovanile dei socialisti giapponesi. Abbiamo detto Alba di 68, è una formula un pochino semipoetica della quale mi scuso, perché cerco di evitare linguaggi troppo emotivi, però tra quella vicenda e il 68 europeo c'è un ponte, c'è un tragitto che è stato compiuto, di cui forse alcune tappe vanno ricordate. Ancora una volta, a proposito del motivo fondante dell'antifascismo, uno dei momenti iniziali, esordiali del 68 europeo è Berlino. Berlino, la visita dello Scià di Persia, manifestazioni della gioventù socialista, reazione poliziesca in difesa di un criminale assodato come lo Scià di Persia, e viene ucciso lo studente Benno Ohnesorg. E questo è uno degli elementi che innescano il 68 tedesco, e siamo svariati mesi prima. Potremmo dire, in un mondo enorme, Marchesi diceva oltre l'Atlantico, come quello degli Stati Uniti d'America, da qualche tempo prima un movimento imprevisto dalle autorità, ma fortissimo, pervase le università contro la guerra del Vietnam, il rifiuto di farsi arruolare per combattere in Vietnam. Quindi ben prima del 68 è incominciato il 68, per tante concrete ragioni, nel nostro caso non è sbagliato dire che la vicenda del giugno-luglio 60 ne fu l'avvio. Ma allora concedetemi un ultimo punto che brevissimamente vorrò ricordare. Ho usato questa parola antifascismo, che è una parola molto seria e molto malvista, tutto sommato. È una parola negativa, cioè contiene un concetto di rifiuto di qualche cosa e quindi poco o per nulla propositiva? Credo di no. Tanti anni fa un uomo mite come il professor Bobbio, che era professore di filosofia del diritto e rifiutava l'epiteto di filosofo perché era un uomo serio e autolimitativo, sulla Stampa di Torino fece un intervento il 3 di luglio del 60 in cui chiedeva lo scioglimento del movimento sociale e inneggiava alle vicende, alla reazione di Genova. Ma lui, in un saggio di alcuni anni dopo, sviluppò un ragionamento che io credo ci riguardi sempre, che lui raccolse sotto la definizione le tre guerre
della Resistenza italiana. Lui diceva, nella Resistenza italiana, sulla quale si concentrava, quella francese ha altri specifici caratteri, ci furono tre guerre: la guerra di liberazione dall'invasione tedesca, cioè da quello che un grande giornalista tedesco, Ernst Kuby, ha chiamato il tradimento tedesco, no? Che, detto da un tedesco, è molto interessante. Siamo stati sempre accusati di averli traditi l'8 di settembre. Kuby ha scritto un libro molto bello e documentato, Il tradimento tedesco. Quindi la guerra di liberazione dall'invasione, ed è la prima delle tre. La seconda è una guerra civile a tutti gli effetti contro il fascismo repubblicano e i suoi inganni e la sua capacità e il suo tentativo di catturare tra le masse popolari, tra i lavoratori, un consenso, la socializzazione, il fatto che alcuni industriali si fossero schierati con la Resistenza, alcuni sono anche morti come le Petit. Guerra civile, con tutte le durezze e gli schematismi inevitabili dai tempi dell'Atene classica ai tempi nostri. E la terza guerra della Resistenza, lui dice, era una guerra di classe. Delle tre, quella che era rimasta incompiuta. Perché non so, è chiaro che la scelta strategica, vincente, doverosa, era di mettere al primo posto la prima delle tre guerre. Ma la terza non era né fittizia, né velleitaria, né anacronistica. Era parte del bisogno di rinnovare il paese dopo 20 anni di fascismo e soprattutto dopo l'inganno della Repubblica Sociale che aveva giocato sul mutamento sociale. L'antifascismo è dunque l'alimento concettuale della Carta Costituzionale e credo sia giusto concludere con un celebre dibattito che si svolse prima della Costituente, alla Consulta Nazionale. Quando si aprirono i lavori della Consulta, Ferruccio Parri era Presidente del Consiglio, e aprì i lavori dicendo: ora incomincia la storia democratica del nostro Paese. Reazione di Benedetto Croce, durissima, al di là della correttezza estrema delle forme. Non può dirsi questo perché l'Italia era democratica prima del fascismo. E Parri mantenne la posizione perché effettivamente aveva ragione. Cioè, una democratizzazione del nostro Paese era il frutto della lotta di liberazione ed era uno dei motivi fondanti dell'antifascismo da quando esso si era organizzato. Quella partita è aperta e a Genova fu giocata in modo vincente.